Ciao e benvenuti sul canale YouTube di Giochi sul nostro tavolo. Oggi procederò con il disinscatolamento di Trans Europa più Trans America. In questa scatola infatti sono contenuti due giochi. Ne è editore Ravensburger e l'autore è Franz Benno de Lange. I giochi sono rispettivamente del 2001 Trans America e del 2005 Trans Europa, ma sono diventati dei classici e l'anno scorso Ravensburger Italia li ha appunto messi in un'unica scatola, localizzati e diffusi al grande pubblico. Sono adatti a giocatori di almeno 8 anni, in partita ce ne sono da 2 a 6 e appunto le partite durano una trentina di minuti. La scatola è rettangolare, di dimensioni 37 per 27 e uno spessore di 5 centimetri e qualcosa. Abbiamo già detto le classiche icone. È un gioco che verte principalmente sulla strategia, un pizzico di fortuna, di comunicazione e le altre cose decisamente meno. Il contenuto è un tabellone stampato su entrambi i lati, appunto da una parte c'è l'Europa e dall'altra c'è l'America, poi ci sono 85 binari dello stesso colore, 12 pedine, 70 carte città e 20 carte speciali e il regolamento. A tutto vapore, siamo agli inizi del Novecento, l'età d'oro delle locomotive a vapore, e ci siete anche voi. Binario dopo binario vi avvicinate all'obiettivo, ma solo uno sarà il vincitore. L'avventura continua sul retro del tabellone con Transamerica, la sfida mozzafiato negli sconfinati spazi del selvaggio West. Andiamo ad aprire la scatola e controlliamo il contenuto. Ecco il tabellone che si presenta piegato in quattro. Sarà difficile far vedere tutto, ma ci proviamo. Questa è la parte di Nord Italia, si vede qualche città, Venezia, Firenze, Genova, e poi c'è il resto dell'Europa. Si nota che le città hanno colori diversi e simboli e c'è una griglia di triangoli equilateri che ricopre la mappa. Su questa griglia infatti andranno posati i binari di legno, uno dove il tratto è singolo oppure due, o diciamo consumando due azioni, dove il binario è doppio. Anche il retro, già che abbiamo la mappa in mano, dove ci aspetta il Nord America. Eccolo. Nord America un po' compresso, nel senso che riesce a starci dalla costa pacifica a quella atlantica. Il succo comunque non cambia, c'è la solita griglia, le città di diversi colori e simboli e guardiamo adesso il resto. Ecco il regolamento in italiano. Sono tre facciate. Vediamo appunto i binari, che non sono di legno come nella vecchia edizione, ma sono di plastica. Sono neri e hanno la texture proprio dei binari. Se riesco a inquadrarla. Forse se ne prende in mano una manciata. Ok, così si vede già meglio. C'è il classico disegnetto dei binari di ferro e le traversine di legno. Poi qui ci sono le pedine di vari colori. Ok, giallo, blu, viola, rosso, bianco e verde. E infine le carte, mazzetto di carte,
Vediamo di aprirlo. Guarda, sono in formato euro, occhio, andiamo a misurarle per sicurezza. Allora, sono 43 mm per 67-68. Allora, abbiamo detto che sono 20 di un tipo e 20 e 70 dell'altro. Ok, giustamente ce ne sono un po' per una mappa e un po' per l'altra. Ok, questo per esempio Firenze, Genova, Monaco, Montpellier, San Marino, così via. Queste sono le città che dobbiamo cercare di collegare con la nostra rete di binari. A differenza di Ticket to Ride, qui i binari, avete visto, sono monocolore, per cui ecco le città americane: Kansas City, Oklahoma City, Omaha, Salt Lake City, St. Louis, Santa Fe. Qui dicevo, i binari sono monocolore, quindi sono di tutti, e appena vi attaccate alla rete di qualcun altro potete sfruttarla per i vostri scopi. Si parte da 12 punti a testa. Quando si chiude il round, nel momento in cui un giocatore ha collegato tutte le sue città obiettivo, i binari che mancano agli altri giocatori vengono tolti dai 12 punti iniziali, quindi è un 12 che scenderà di round in round. Appena finiscono questi punti, chi ne ha di più vince la partita. Bene, non ci resta che provarlo e recensirlo su giochi sul nostro tavolo.